Esce in questi giorni un disco davvero molto interessante e particolare, anche perché non si tratta solo di un disco, ma un disco con un libro. Un disco importante perché racconta una storia di un personaggio di quelli che hanno fatto davvero la storia della musica popolare italiana. Il disco è di Peppe Voltarelli e verrà presentato questo giovedì all'Isola Ritrovata di Alessandria. Noi approfittiamo per avere il nostro ospite Peppe Voltarelli questo pomeriggio. Buon pomeriggio Peppe, benvenuto a Radio Gold. Ciao Giorgio, buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Dicevo, uno dei nomi davvero importanti che hanno fatto la storia della musica popolare italiana, stiamo parlando di Otello Profazio. Tu hai deciso di dedicare un disco interamente alle canzoni di Profazio. Il disco ovviamente si chiama Voltarelli canta Profazio. Vorrei chiederti innanzitutto di raccontare in due parole chi è Otello Profazio e cosa ha rappresentato per la musica popolare italiana. Beh, Otello Profazio è un cantautore e anche un ricercatore che all'inizio degli anni 50 ha lavorato sulla musica, sulle musiche di tradizione e sulle poesie popolari, non solo della Calabria di cui lui è originario, ma di tutto il paese, diciamo tutto il meridione soprattutto. Ha fatto un grande lavoro per il folk revival, ha curato una collana per la Fonicetra dedicata al folk. Ed è un artista che ancora oggi ha 81 anni, è attivo, e suona, scrive, produce canzoni, le canta, ed è un po' la memoria storica di quel periodo, diciamo che a me mi è entrato nel cuore e mi è servito anche per imparare tante cose e per scoprire tante cose della nostra tradizione musicale. E perché a questo punto della tua carriera hai deciso di dedicare un'intera opera a Otello Profazio? Ma perché io vivo lontano dalla mia terra da diversi anni, ormai quasi 30, e avendo sempre cantato in dialetto, sempre scritto in dialetto, a un certo punto ho sentito l'esigenza di confrontarmi con chi questa cosa l'aveva fatta molti anni prima di me e l'aveva fatta in maniera assolutamente forte, di significati e forte anche di una grandissima qualità e di una grandissima anche militanza, no, nel movimento della musica popolare. Quindi sentivo l'esigenza di confrontarmi con quest'opera anche per conoscere meglio poi dove queste musiche vanno, dove potrebbero andare, ecco. E ho trovato interessante l'idea di confrontarmi anche con un artista del sud, proprio perché è un modo per fare un viaggio dentro se stessi, dentro le storie poi che sono quelle più vicine a te, le storie della lingua, le storie del dialetto, le storie della terra, della tua famiglia. Il canzoniere di Otello Profazio è davvero vastissimo, chi può vedere su internet la discografia è davvero molto nutrita. Come hai scelto le canzoni da riproporre? C'è un filo comune, un motivo particolare per cui hai scelto alcune canzoni e non altre? Alcune forse le avevi anche già eseguite dal vivo nel corso degli anni. Sì, sì, sì. Guarda, io devo ammettere che ho fatto una scelta sentimentale, non ho fatto una scelta tecnica. Ho fatto una scelta sentimentale e ho scelto le canzoni a cui che sono legate al mio sentimento, al mio ricordo e alla mia necessità di racconto. Quindi ecco, ho cercato di mettere dentro un po' quelli che sono i capisaldi della sua produzione, a cominciare da Quasi Campadaria, che è stata la sua canzone più conosciuta, insomma, che ha venduto anche più dischi, è amata, del 76, però poi ci ho tenuto fortemente ad avere dentro anche tre brani con i testi scritti insieme a Buttitta, a Ignazio Buttitta, proprio perché questa cosa per me è molto importante, riuscire a, per i cantautori, collaborare con i grandi poeti. È una pratica che in quegli anni era molto diffusa e secondo me era bello riproporlo oggi. E poi insomma, in questi pezzi stessi con Buttitta c'è anche un po' questa radice anche di canto impegnato, di canto sociale, di canto di lavoro, di canto libertario e radicale, che è un po' lo spirito che guida anche la mia ricerca e il mio viaggio musicale. A proposito dei temi trattati in alcune di queste canzoni, più di una volta emerge il rapporto della politica, della società con la mafia, più di una volta emerge il rapporto del
del sud e della mancanza di lavoro, la canzone che citavi al sud si campa d'aria. Lui queste cose le scriveva 30-40 anni fa. Ti sembra che sia ancora abbastanza simile la realtà del sud Italia oggi? Ma alcuni pezzi come Quasi Campadaria sembrano scritti oggi e hanno una grande attualità e soprattutto una grande ironia di scrittura è viva ancora oggi e questo essere scanzonati, questo prendere un po' anche la condizione diciamo economica disagiata di prenderla con ironia è un po' una nostra caratteristica e io credo che in questo momento storico anche il racconto del Sud Italia si va un po' a, come dire, a sciogliere, a mescolarsi nel racconto di tutti i Sud. Poi ecco, non c'è più un Sud solamente, ma ce ne sono tanti, insomma, e ancora più è attuale questa cosa, perché poi c'è sempre, come quando Otello presenta questo pezzo, dice sempre, c'è sempre un Sud più a Sud, c'è sempre un posto più a Sud del Sud, che viene fuori, no? E questo mi sembrava una cosa molto interessante e molto attuale. Dicevamo che questa operazione su Profazio non è completata solo da un disco, ma da un libro. Vuoi raccontarci cosa troviamo dentro questo libro? Sì, questa è un'opera che la Squilibri Editore ha tenuto a battezzare questa collana che si chiama Crinali ed è una confezione molto bella perché c'è un libro di 65 pagine e dentro queste 65 pagine ci sono due saggi, uno sulle opere d'arte che hanno fatto Anna e Rosaria Corcione, due artiste napoletane, e che hanno fatto un omaggio all'arte di Mimmo Rotella, utilizzando la sua tecnica del decollage, per raccontare, diciamo, in 12 tavole un po' la storia di Otello Profazio nel corso degli anni, mescolata anche un po' con la mia storia. Dentro c'è un saggio del critico della storica dell'arte Laura Lombardi che parla proprio, si intitola Strappi e Stratificazioni, che racconta un po' questo lavoro fatto dalle artiste Corcione. Poi c'è un saggio invece di Domenico Ferraro che si intitola Le ragioni di questo incontro, che è un po'. Racconta come è avvenuto questo incontro tra me e la musica di Otello Profazio e racconta anche un po' di Otello. E poi ho scritto un breve racconto io che si intitola Con i piedi nella terra, dove insomma con lo stile senza punteggiatura racconto un po' come mi sono appassionato alle sue musiche. E infine, ma non alla fine, c'è un'appendice di scritti di grandi autori del Novecento che hanno parlato di Otello, e tra questi c'è uno scritto di Carlo Levi, di Saverio Strati e di Antonino Uccello, e questo era un modo anche per, come dire, per dare giustizia all'opera di questo grande artista. Tornando per chiudere al disco, volevo chiederti come hai lavorato sull'interpretazione e sugli arrangiamenti. Hai cercato di mantenerti fedele all'originale o hai cercato di mettere qualcosa anche di tuo? Guarda, questo è un disco di grande rispetto per l'opera originaria di Otello Profazio. Il produttore artistico Carlo Muratori, cantautore e produttore siciliano di Siracusa, che è un mio caro amico, ha fatto un lavoro veramente quasi chirurgico, nel senso che abbiamo cambiato delle cose, ma le abbiamo cambiate per non cambiare tanto, ecco, per fare rimanere quel sapore, come dire, arcaico e anche basico della canzone popolare. Io le ho cantate con la mia interpretazione, guidato da Carlo, e un po' questo disco credo che nell'intenzione musicale ci sia questa volontà di celebrare un po' un'opera in maniera anche, come dire, non troppo trasgressiva. Ecco, non è un lavoro trasgressivo, è un lavoro di cuore, veramente, un lavoro di grande stima. Un'ultimissima domanda, Otello Profazio sa di questo lavoro e ha anche avuto modo di sentirlo e di sentire il disco e di leggere il libro? Beh, Otello l'ha ricevuto, credo che sia stato il primo ad averlo ricevuto, a lavoro chiuso, quindi l'ha ricevuto già stampato. Gli è piaciuto molto, mi ha fatto degli appunti, ovviamente. Lui è una persona molto attenta e sensibile e sensitiva, per cui alcune cose mi ha detto che gli sarebbe piaciuto se io l'avessi consultato, mi ha detto che potevo scegliere altri pezzi, mi ha detto però che gli è piaciuto molto il lavoro che hanno fatto Anna e Rosaria sulle opere d'arte, gli ha detto, insomma, gli è piaciuta molto tutta la confezione, la parte scritta, insomma, ecco.
Io credo che ancora forse ne dobbiamo parlare di questo lavoro bene con Otello, perché abbiamo soltanto fatto una telefonata, però ecco, io penso che che gli fa piacere aver ricevuto questo omaggio, anche perché tutto è nato dal fatto che lui ha espresso la stima per il lavoro mio, avendomi conosciuto dal vivo, e allora lui ha apprezzato questo fatto che anch'io andassi da solo con chitarra e voce, e che cantassi le sue canzoni, quindi lui mi ha un po', come dire, fatto questa investitura e allora questa cosa è nata lì, la scintilla, diciamo. Ricordiamo, Voltarelli canta Profazio, questo è il titolo del CD più libro che esce proprio in questi giorni per Squilibri Editore. La presentazione anche ad Alessandria questo giovedì alle 19, la presentazione del libro, poi dopo cena verso le 21:30-22 anche la presentazione live del disco. Peppe Voltarelli all'Isola Ritrovata di Alessandria questo giovedì. Grazie ancora Peppe Voltarelli, buon lavoro. Grazie, grazie Giorgio, grazie e un abbraccio a tutti gli amici di Radio Gold.